Ormai non ci sono più dubbi. Dopo un infarto, il livello di colesterolo LDL deve scendere sotto la soglia di sicurezza, e di molto. Perché più basso è, meglio è, come è stato confermato da uno studio scientifico con oltre 18.000 pazienti e una durata di quasi 9 anni. Un obiettivo possibile grazie alle recenti terapie che sfruttano la doppia inibizione del colesterolo. Oggi il colesterolo LDL si combatte con le statine, si abbassa con le statine ma anche molto con l'esercizio fisico. Conviene utilizzare delle buone dosi di statine ma associarle a quello che oggi è un farmaco già in commercio, rimborsabile, si chiama ezetimib, che è un inibitore selettivo del riassorbimento del colesterolo e che permette di minimizzare la quantità di farmaco, di statina che si assume, quindi minimizzando anche gli effetti collaterali delle statine, ma sicuramente con un grande risultato, quello di potenziare enormemente l'abbassamento del colesterolo LDL per portarlo a valori sotto i 70, meglio ancora se 60 o anche 50, perché questo previene l'insorgenza di un nuovo infarto, previene l'insorgenza di malattie vascolari periferiche, ma anche di ictus cerebrale e soprattutto allontana la possibilità di avere nuovi eventi cerebro e cardiovascolari. Da un paio di mesi è disponibile per la comunità dei medici uno studio molto importante che si chiama Improve It, e questo studio racconta una buona notizia, e la buona notizia è questa: se con la combinazione di due medicine noi riusciamo ad abbassare i valori del colesterolo LDL, quello cattivo, al di sotto di una soglia importante, per intenderci al di sotto di 70 mg decilitro, ne traiamo un beneficio che dura, a patto che la terapia continui, per tutta la vita del paziente. Quindi il concetto non è abbassare di poco il colesterolo, ad esempio solo con la dieta, qualche sterolo vegetale, no, è abbassarlo molto, abbassarlo drasticamente, consci che questo abbassamento si traduce in risultati positivi e non in effetti indesiderati.